benvenuti in un nuovo video e direi anche finalmente perché non mi ricordo da quanto, ma comunque è da un bel po' che non registravo un video e che non lo caricavo qui sul canale, ma per ovvi motivi, perché come avrete letto dal titolo sapete che mi sono laureata finalmente. Non avevo spoilerato la data della mia laurea, sia perché non ero totalmente sicura di riuscire a consegnare la tesi in tempo, che andasse bene, che fosse approvata, eccetera. Però sì, una settimana fa ormai quasi, giovedì 17, mi sono laureata. Ovviamente ho condiviso con voi la notizia su Instagram, questo è il mio profilo, se non mi seguite ancora andatemi a seguire. Ovviamente in tanti mi avete scritto poi di raccontare meglio l'esperienza anche in un video, quindi questo vlog dei My Life sarà dedicato ovviamente anche a raccontarvi come è andata la mia laurea, cosa farò adesso, anche se comunque già ve l'avevo anticipato in uno degli scorsi video. Farvi vedere qualche regalino che ho ricevuto perché sono davvero molto carini. Passare insomma una giornata insieme adesso da neolaureata, quindi farvi vedere cosa sto facendo in questi giorni, che sono comunque direi belli impegnativi perché sto già riprendo subito a studiare, poi vedrete perché. Comunque sì, la mia laurea è stata di mattina presto alle 9 e io tra l'altro ho la seconda a discutere e nella mia università cosa particolare perché di solito non l'ho mai visto fatto così, comunque si discuteva, si entrava e si discuteva uno per volta e si veniva proclamati uno per volta proprio subito dopo la discussione. Quindi abbastanza carino perché era più diciamo una cosa intima dove c'erano appunto solo i propri parenti, i propri amici e poi la commissione. Ero abbastanza agitata per la discussione, anche se l'ho provata tantissime volte, l'ho provata anche due volte con il professore che è stato molto disponibile. Non ve l'ho mai detto, ma la mia tesi era in diritto ecclesiastico europeo con alcuni focus anche sulla disciplina del diritto del lavoro, però appunto la materia era diritto ecclesiastico europeo che ho scelto sia perché mi è piaciuto molto il tema, era un esame che avevo dato, quindi mi era piaciuto sia l'argomento che ho scelto per la tesi, mi sono trovata bene con il professore, avevamo 8 minuti per discutere, però principalmente avevo l'ansia un po' di ingarbugliarmi con le parole oppure perdere qualche frase, perché comunque anche se tantissimi di voi mi hanno dato consigli utilissimi, anche magari di non studiare a memoria il discorso, di andare un po' a braccio, non fa per me, cioè io comunque mi sono preparata un discorso, l'ho studiato, poi ovvio qualche parola poteva cambiare eccetera, però mi serviva avere un'indicazione ben scritta di come avrei trattato il discorso, ovviamente mi ero cronometrata e tutto. Comunque ho fatto la discussione, è andata bene, per fortuna non ci sono state domande se non appunto qualcuna del professore, ma appunto era sul principalmente legata al discorso che stavo già facendo. Comunque sono riuscita a esporre tutto in maniera calma, chiara e precisa, quindi di questo sono stata molto contenta. E poi il voto, visto che tanti lo vogliono sapere, ho preso 110 e lode. Sono riuscita, non ero sicura del voto perché conta poi i punti della tesi, quindi tesi più discussione, conta se si prende il massimo oppure no. Mi hanno dato il massimo, quindi ho preso 110 e lode e anche di questo comunque sono molto contenta perché se anche alla fine il voto della laurea non serve a nulla, quindi diciamo che è una pressione un po' inutile, però diciamo in base comunque anche ai voti che ho preso negli esami, eccetera, l'impegno e tutto fa comunque piacere. E poi nulla, dopo la discussione ho semplicemente fatto una festa con tutti i miei amici, parenti, eccetera. E non mi sembrava vero, non mi sembra ancora vero di essermi laureata, cioè di aver finito tutto. Quindi adesso cosa sto facendo? Adesso in realtà, come vi ho già detto, mi sono iscritta a un corso per preparare il concorso di magistratura. Tutti questi corsi che ci sono tutti privati, quindi sono corsi a pagamento. E io ho scelto un corso annuale, quindi che è iniziato a settembre, quindi ho perso qualche lezione perché ovviamente durante il periodo di tesi, discussione, eccetera, non volevo aggiungere altra carne sul fuoco e quindi mettermi anche a seguire questi corsi che comunque sono belli impegnativi. Quindi mi ero iscritta a questo corso, però l'ho iniziato ufficialmente appunto dopo essermi laureata. Quindi questa settimana sto cercando un po' di recuperare il passo, anche se non è facile perché comunque sono lezioni belle e dense di contenuti, però mi sono ordinata i manuali su cui studiare. Il corso è composto da una lezione alla settimana. Ho scelto come corso perché anche qui qualcuno forse me l'aveva chiesto nei commenti del video in cui ne avevo parlato, il corso di metodo magistrato, quindi di Fratini. No, Divi, non sponsor, niente.
Vediamo come mi trovo. Comunque avevo sentito molte recensioni positive, anche lo stile, essendo che comunque lo seguirò online, mi intrigava molto questo corso. Vedremo come mi troverò. Magari se qualcuno di voi interessa più l'esperienza nel dettaglio, in particolare, me lo faccia sapere, magari creerò anche qualche contenuto a riguardo. Questa settimana, beh, ovviamente i giorni dopo la laurea mi sono riposata, però in questa settimana già mi sto dedicando a recuperare un po' le lezioni passate, appunto a tenermi un po' aggiornata. Ho comprato i manuali, come vi ho già detto, e in teoria anche volendo study vlog, study routine, eccetera, potranno esserci ancora perché non finirò di studiare. Mi sono laureata, ma continuerò a studiare, anzi sarà lo studio ancora più intenso e difficile, quindi fatemi sapere se volete sempre contenuti riguardanti lo studio, eccetera, o altri contenuti. Scrivetemi tutto nei commenti, io vi leggo sempre, cerco di prendere spunto da tutto quello che mi dite. Però sì, questo è quello che farò sicuramente fino a giugno, perché il corso è appunto annuale, quindi è iniziato a settembre e finisce a giugno. Non si sa ancora quando sarà il concorso il prossimo anno, anche se ancora sinceramente non ci penso nemmeno, perché ci vuole una bella preparazione per affrontarlo. Se qualcuno di voi si è laureato in giurisprudenza o è laureato in giurisprudenza, magari mi scrive nei commenti cosa sta facendo in questo momento, se ha già trovato lavoro, cosa sta facendo, che concorsi sta preparando, eccetera. Sono molto interessata da questo argomento. Ma adesso passiamo al momento dei regali e autoregali. Ho ricevuto davvero tantissime cose carine, una ovviamente la più grande di tutte, però inizierei appunto con le cosine più materiali. Allora, ovviamente laurea uguale gioielli, devo dire che quelli che mi hanno regalato sono tutti bellissimi e soprattutto tutti rispecchiano il mio gusto, sia perché qualcuno ha ricevuto anche dei suggerimenti. Scelta oro-argento, io sono team oro. Primo fra tutti questo anello di Swarovski, davvero super bello perché sia la parte con tutti i brillantini, vedete, poi si unisce, sia la parte oro. Sempre di Swarovski, poi mi hanno regalato anche il braccialetto tennis, questo è quello oro con le pietre sempre gialle, c'è anche quello con le pietre bianche, ma secondo me questo è molto carino, molto particolare. Poi, altra cosa che mi hanno regalato, questo orologio, questo l'ho scelto praticamente io, diciamo che avevo mandato diverse opzioni e questo era fra quelle. Mi piace molto questo stile un po' elegante, poi mi piace il fatto che il quadrante sia molto piccolo. Questo è di Fossil, mi piace anche come sono fatti i numeri, il fatto che abbia anche la data, molto semplice. E poi, sempre di Swarovski, anche questi orecchini più piccoli che ho qua. Li ho qui e ne ho anche uno qua. Sono semplicemente, sono dei cerchietti color oro con gli Swarovski. Poi, tema accessori, ho ricevuto questa bellissima Longchamp. Questa è la versione pochette, quindi quella veramente piccolissima, però davvero super carina. Questa tra l'altro me l'hanno regalata in beige, che è lo stesso colore della mia Longchamp S, mi pare che sia la mia, sempre le Pliage. È viralissima questa, però comunque molto capiente, perché ci sta davvero tanto, essendo comunque di questo tessuto morbido. E per questa io non lo sapevo, o meglio, la vedevo sempre utilizzata a tracolla, però appunto poi quando l'ho ricevuta non aveva nessuna tracolla e nemmeno nessun anellino per inserire la tracolla, e ho scoperto che è un'aggiunta che si può comprare anche su Amazon, ad esempio. Infatti l'ho subito ordinata, quindi presto mi arriverà. Ho comprato anche un charm per decorarla, perché se cercate su Pinterest questo modello veramente ve ne escono tantissime, bellissime. Secondo me questo colore è poi perfetto adesso per l'autunno, con questi dettagli marroni, è così chiara, bellissima. Quindi non vedo l'ora che mi arrivi anche la tracolla e il charm per decorarla, poi sicuramente ve lo faccio vedere nei prossimi video quando mi arriva. Poi due prodotti beauty, ho ricevuto il profumo di Prada Paradox, questo è buonissimo, davvero. Anche questo secondo me molto invernale, caldo. Poi è bellissima anche proprio la confezione. E poi questo gloss di Dior che sto usando tutti i giorni, è pazzesco. Si chiama Lip Glow Oil Color Reviver Cherry Oil. Eccolo qua. È trasparente. All'inizio temevo che fosse uno di quelli che pizzicano le labbra, invece no.
forse dovrebbe, diciamo, migliorare il colore delle proprie labbra, dura tantissimo, sia perché appunto, come c'è anche scritto, non è appiccicoso, lascia le labbra belle morbide, idratate. Non avevo mai provato i gloss di Dior, ovviamente tutti ne parlavano molto bene, però io ero un po' scettica, però davvero questo gloss è assurdo. Poi mi sono fatta alcuni autoregali, uno l'ho ordinato, non è ancora arrivato, quindi non ve lo posso far vedere. Due, semplice abbigliamento. Sono infatti andata a fare un giro al centro commerciale e sono entrata da OVS e devo dire che OVS secondo me ha fatto un cambiamento e ha delle cose davvero bellissime. Io avrei voluto comprare praticamente tutto. Ora, non so se sono io che sto invecchiando o se veramente c'è stato un cambiamento nello stile di OVS, ma ci sono dei pezzi davvero bellissimi per l'inverno, delle sciarpe bellissime. Infatti sicuramente ci tornerò e comprerò anche qualcosa più invernale. Ho preso due cose, entrambe del brand Be Angel, che è questo qui. Il primo, questo maglioncino color crema, panna, non è proprio un bianco, con questa scritta bellissima Mon Amour con il cuoricino. Semplicissimo, però appunto volevo un maglioncino semplice, basic, però che avesse magari qualche tocco di colore. E poi un altro capo di abbigliamento che secondo me è molto virale questa stagione, anche questo sempre di Be Angel, cioè il bomber in tessuto, però vedete, questo è un colore perfetto secondo me, perché ero molto decisa se prenderlo grigio o beige, e questo colore è un perfetto mix tra il grigio e il beige. È fatto così, quindi ha i bottoni, non ha la zip, il colletto così, sotto rimane così, qua una cernierina nella manica, abbastanza pesante. E io ho preso la S perché comunque veste abbastanza oversize, lo volevo che rimanesse un pochino già un pochino largo, e già questo comunque è il modello che rimane così. Mi piace davvero tanto, questo non vedo l'ora di farci tantissimi outfit belli autunnali. Poi l'ultimo regalo a cui hanno partecipato il mio fidanzato, parenti, amici eccetera, è un viaggio. Un viaggio che abbiamo praticamente già tutto prenotato, abbiamo prenotato già albergo, voli, fatto praticamente quasi tutto per questo viaggio. Non vi spoilerò ancora dove sarà né quando, non sarà tra poco, cioè vogliono ancora qualche mese. Quindi preferisco poi raccontare e vloggare quel viaggio quando lo starò facendo e sarà tutto accaduto. Regalare un viaggio, che sia appunto un viaggio grande o un viaggio anche più semplice, è un regalo bellissimo, perché comunque sono delle esperienze che poi ci si porta sempre dietro. E nulla, quindi direi che ho parlato anche abbastanza per questa mattina. Adesso devo andare a prepararmi il pranzo e mi riposo un pochino, e poi di pomeriggio invece studio. Finito di pranzare, adesso guarderò qualcosa al computer. Volevo segnalare che Netflix ha la sezione dedicata a Halloween, quindi se mai state cercando una serie stile Halloween autunnale o dei film da guardare, qui secondo me c'è davvero una bella selezione, sia di film horror, ad esempio hanno messo tutti gli Scream, sia alcune delle mie serie preferite, ad esempio se non l'avete ancora vista, The Haunting of Hill House è la mia serie horror preferita, è davvero bellissima. Io sto cercando di guardare più o meno un film al giorno a tema Halloween autunnale, e visto che insomma quando questo video uscirà sarà la settimana di Halloween, secondo me se ancora non avete visto qualcuno di questi film potete recuperare, c'è davvero una bellissima scelta. E ovviamente anche Disney Plus ha davvero dei bei film autunnali, sia tutti i film di Disney Channel un po' più vecchi tipo Halloween Town, Hocus Pocus eccetera, ma anche qualche film horror, ad esempio questo non l'ho mai visto, Buffy la mazza vampiri l'ho visto da poco, molto carino. In questo periodo io sto facendo il rewatch dei Maghi di Waverly, ormai sono all'ultima stagione, quindi adesso penso che guarderò qualche episodio. Mi sono riposata un pochino e direi che adesso è ora di mettermi a studiare. Questa sera quindi sarà interamente dedicata al corso. Prima parte dello studio mi concentrerò sull'argomento dato da ripassare per provare a fare poi questa settimana la simulazione. E poi una volta fatto questo penso che farò più o meno un'oretta e mezza circa, voglio fare più o meno la metà delle pagine, così l'altra metà la faccio domani, e poi finito quello invece recupero poi altre lezioni.
veloce merenda con questo smoothie che ho preparato semplicemente con banana, yogurt greco, latte di avena, cannella e una polvere che contiene tipo spirulina, spinaci, cose del genere. E mi preparo per la seconda parte del mio studio di oggi, cioè recuperare quante più lezioni possibili. E di solito faccio così: metto la lezione sull'iPad e nel mentre prendo appunti col computer. Utilizzo Pages. Una volta finita la lezione prepariamo insieme una bella torta alle mele, che ovviamente è uno dei miei dolci preferiti da fare quando arriva il periodo autunnale, ed è una ricetta semplicissima perché è la stessa ricetta che utilizzo per fare il plum cake, solo che ci non metto le gocce di cioccolato e le nocciole, ma metto appunto le mele e la cannella. Ok, pronta per la lezione. Questa dura un'ora, quindi non so se per oggi ne farò solo uno, magari ne farò anche metà dell'altra, perché sono abbastanza stanca. Comunque sicuramente adesso farò un'oretta di questa, anche perché sono le 5, quindi conto di finire tra le 6 e un quarto, 6 e mezza. Per questo pomeriggio, anzi ormai sera perché sono le 6 e un quarto, devo dire che questi primi approcci sono abbastanza difficili, più che altro perché mi rendo conto di quanto studio ci sarà da fare, quanto è diverso soprattutto lo studio fatto fino a qualche mese fa per gli esami dell'università. Però sono appena all'inizio, quindi non mi sembra che abbia nemmeno tanto senso abbattersi e scoraggiarsi, perché appunto è un percorso lungo, faticoso, quindi insomma questa è la prima settimana che mi ci dedico. Era ovvio che avrei incontrato difficoltà o comunque avrei riscontrato molte differenze rispetto al mio classico metodo di studio. Comunque adesso, per distrarmi un pochino e tirarmi sul morale, direi che andiamo subito a preparare la torta di mele. Vi lascio qui la ricetta in sovraimpressione, è davvero facilissimo, basta mischiare tutti gli ingredienti elencati. E poi oggi per cena un super comfort food autunnale, perché preparerò le lenticchie e poi le castagne al forno. In una ciotola ho già tagliato una mela, ne ho messo poi anche del succo di limone e cannella. Nella ricetta io ho messo una barra due mele, perché a me piace mettere la mela solamente in superficie, quindi tagliata a fettine sopra la torta e non anche nell'impasto. Se a voi piace bene l'impasto, ovviamente mettete appunto una mela nell'impasto e poi una mela invece come decorazione. E adesso andiamo a unire tutti gli ingredienti, che sono appunto yogurt, io utilizzo lo yogurt greco, zucchero di canna, farina integrale, lievito, acqua, olio di semi e poi ovviamente io aggiungo la cannella, perché mi piace moltissimo nella torta alle mele. Thank you.
cucinato, davvero super buona questa cena, è super autunnale soprattutto. Mi sono anche struccata e adesso sono qui pronta in pigiama per riposarmi. Ho già scelto il film di stasera che sarà Halloween Town, l'avevo già visto 2 anni fa forse, non l'avevo mai visto e mi era piaciuto tantissimo, proprio super in tema, super vibes su Disney Plus. Ho anche la mia copertina con le zucchette e ho anche questo buonissimo biscotto, tra l'altro l'ultimo li ho comprati al supermercato, questi non li ho fatti io. Forma di zucca, arancioni con la crema alle nocciole, buonissimi. La torta di mele la mangerò domani mattina a colazione, non ho bisogno di assaggiarla perché questa ricetta è collaudata, quindi già so che è buonissima. Ho acceso anche la mia candela alla zucca, quindi direi che sono pronta. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, mi ha fatto piacere tornare finalmente a registrare video e adesso spero di essere più costante insomma con le pubblicazioni. Sicuramente il prossimo video sarà una bella routine autunnale perché mi manca tantissimo registrarle. Se avete visto il video fino alla fine ovviamente commentate con l'emoji del tocco di Laura. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.